Noi facciamo parte di un'associazione che si chiama Cure Tour, che ci hanno invitato a farvi una presentazione sul software libero, diremo due parole per spiegarle per chi non lo conosce che cos'è, e poi faremo due brevi workshop, o tre se ce la facciamo, sulla grafica. La grafica con programmi che hanno licenze di software libero. Federica, lei fa di lavoro la grafica, grafica ampio esperta, tutti i tipi, anche se è giovane, ha 20 anni praticamente. No, sì. che fa grafica, lavora per uno degli studi di grafica e di fotografia più importanti della città. Io invece sono un programmatore sistemista e mi occupo di quello che riguarda il web, quindi vi farò un'applicazione di una modifica grafica a quello che è una testata di un'intestazione di un sito internet. E poi partiamo con due o tre cose del software libero. Vi volevo chiedere, voi di che classe siete? Seconda. Ok, che siete, fate questa scuola perché siete appassionati di grafica, fotografia, comunicazione? Chi è di fotografia? Fotografia. Quasi tutti. Ah, tutti di fotografia. Ok, ma fotografia da che punto di vista? Cioè, proprio la parte di foto, fotoritocco, applicazioni di grafica alla fotografia? Ecco, siete espertissima su questa cosa. E invece di altre cose tipo comunicazione, web, c'è qualcuno che... Niente? Okay. Che vi piacerebbe fare di lavoro dopo che avete finito questa scuola? No, per capita la più forza, ma che cosa vi piacerebbe? Proprio il fotografo? Okay. Tutti fotografo? Qualcuno grafico piacerebbe farlo? Che cos'è? Sì. Ecco, spiegami che cos'è il lavoro del grafico. Il lavoro del grafico pubblicitario prepara prodotti volte comunque per fare pubblicità, per pubblicizzare, quindi si parte dal piccolo formato come volantini, pieghevoli, eccetera, fino a pannelli, allestimenti per mostre, queste cose così. Penso lo fate anche voi, lo farete sicuramente. Poi sì, sono lavori che si intrecciano molto fra di loro, per esempio chi fa grafica per la comunicazione, quindi volantini, manifesti eccetera, fa anche grafica per il web, spesso è la stessa perché il tema, se un'azienda per esempio deve fare una campagna pubblicitaria, la campagna è la stessa, ma anche sul web si fa una grafica, si fa un'altra completamente diversa per i volantini e un'altra per i manifesti. Quindi normalmente un team di due o tre persone partecipano alla creazione di una delle parti che compongono poi questa campagna pubblicitaria, ok? Non so, mettiamo il logo, chiaramente lo stesso, dovete fare il logo di un'azienda per dare l'immagine, un certo tipo di immagine di un'azienda, chiaramente la parte grafica è la stessa, sarà composta da quello che potrebbe essere il lavoro del fotografo, quello del fototocco, quello della parte vera e propria grafica, vettoriale, quello che è per la costruzione del logo e l'inserimento del web, quindi sono professioni che si intrecciano particolarmente. Ora, voi di programmi di grafica che cosa avete utilizzato finora? Adobe. Photoshop. Ok, Photoshop. Di Photoshop cosa avete fatto più o meno? Niente, avete solo aperto e poi... Sì, questo rischio di fare niente, no? Io niente. No, insegna a scuola. Quindi, vediamo un nostro... Ma si chiama che cosa no, avete fatto Photoshop, avete fatto gli strumenti di base, i vari tipi di selezione, i metodi di selezione. I livelli? Oh, niente. L'avete aperto una volta? Sicuro. Sì, l'abbiamo aperto perché dovevamo fare una cosa, ci abbiamo provato e poi l'abbiamo richiuso perché andavamo fuori a pensare. Ah, vi siete resi? Cioè, no. È finita qui? No. Non avete più insistito? Ok. E poi altri programmi avete detto che la grafica vettoriale avete fatto qualcosa? No, avete visto la cosa più stretta. Quello l'avete aperto e poi? No, esatto, abbiamo... okay. Che ci avete fatto? Illustrator. Ok. C'è qualcuno che disegna? Ti piace disegnare? Dipende. Okay. Disegno plastico, illustrazione, fumetto. Fumetto no. A lei è bravissima. Sì. Mano o programmi di grafica? Ah, che disegni?
come quel lavoro. Ok. Allora, i programmi di cui abbiamo parlato finora, non so se lo sapete, ma non è che potete andare su internet e scaricarli, installarli e utilizzarli, o magari lo fate, come scaricate musica, come scaricate video, ma diciamo che la loro licenza non lo permetterebbe. Hanno una licenza, c'è cioè un contratto quando prendete questi programmi che vi dice più o meno questa cosa qui, ci pagate una certa cifra, quindi avete la possibilità o di scaricarlo o di comprarlo su un DVD, lo potete installare sul vostro computer e solo su quello lo potete utilizzare solo lì. Bene? Più o meno avevate idea che i vari programmi hanno una licenza. Ok. Ora, la licenza chiaramente che è un contratto che si fa tra due parti, cioè sempre quando si utilizza un software. Non è detto che il software però si debba comprare. Diciamo, la grande distinzione è quella tra licenze proprietarie, come ad esempio questa qui dei programmi di Adobe, come Microsoft, come programmi di Apple, dove vi dicono pagate questa licenza, e più o meno la licenza dice sempre che la potete usare solamente voi sul vostro computer. Quindi so, se avete due computer dovete comprare due licenze di Windows ad esempio, due licenze di Illustrator, due licenze di Photoshop o quello che volete. E fra l'altro in molti casi, per esempio, cioè, la maggior parte delle licenze di Windows, quelle che si chiamano OEM quando comprate un computer, non vi permettono nemmeno se cambiate computer di utilizzare quella licenza su un altro computer. Uno dice vabbè, non lo utilizzo più lì perché mi si è rotto, lo trasferisco su... No, spesso non si può fare, solo licenze particolari di Microsoft permettono questa cosa. Apple addirittura non permette nemmeno di poter installare i propri sistemi operativi su un altro computer. Di che cosa ci occupiamo come associazione? Oltre alla parte di software vera e propria di informatica, oltre alla parte artistica, la parte grafica, di comunicazione, ci occupiamo di diffondere quelle che sono le licenze che forse si conoscono un po' di meno, ma in realtà in tutto il mondo vengono usate tantissimo. Sono licenze che si possono applicare sia al software che a tutte le opere d'ingegno. Sul software esistono delle licenze che qualificano quello che stiamo utilizzando come software con questo nome, software libero. Ok? Perché software libero? E qui andiamo a fare un esempio. Quando utilizziamo un software possiamo, come abbiamo detto, o installarlo o utilizzarlo, però potremmo fare anche altre cose. E queste vengono identificate con questa classificazione. Allora, una di queste cose che possiamo fare è la libertà di eseguire il programma per ogni utilizzo, ok? Per esempio, vogliamo scaricare un programma e lo vogliamo installare e utilizzare per fare della grafica, per scrivere, eccetera. Un'altra caratteristica di quello che possiamo fare con un programma è la libertà di studiare come funziona il programma e di adattarlo alle proprie esigenze. Ad esempio, se pensate, tutti usate Windows o mi immagino il Mac OS? No, usate il computer, sì, no, su Facebook ci andate, sì. Avete tutti un account Facebook? Sì, sì. Ok, quindi usate il computer. Che sistema operativo usate? Ubuntu. Oh, io uso Ubuntu, grandissimo. Perché un altro usa Ubuntu? Sì, lei c'ha Post Mobile, Ubuntu, tutta la sua No, perché? No, io ho il Mac. E c'è il Mac, ok. Quindi questa cosa, per esempio, col Mac la puoi fare? Studiare il programma e adattare alle tue esigenze? Non lo puoi fare, ok? Perché? Perché la licenza ti dice che quel programma non può essere né modificato né utilizzato in altri modi, meno che quelli, quei pochi, sono all'interno, contenuti all'interno della licenza. Un'altra cosa, la libertà di distribuire copie. Ecco, per esempio, un Photoshop, lo potete fare, avete il DVD di Photoshop, lo copiate in un'altra versione, non si può fare, ok? E l'ultima cosa è questa, la libertà di migliorare il programma e di distribuire miglioramenti pubblicamente. Questa è una classificazione riconosciuta da tantissimi anni di quelle che possono essere le caratteristiche di un software, vengono indicate come libertà. Ecco, anche qui, per esempio, se usi il Mac, ti ha la possibilità di modificare leggermente il sistema operativo, te nel senso uno che è appassionato di programmazione, e di distribuire le modifiche? No. No, non si può fare nemmeno questo. Vedi, per esempio, queste qui, non essendo caratteristiche né di Windows, né di Photoshop, né del Mac, vuol dire che queste tre cose di cui stiamo parlando non possono essere classificate come software libero, perché quello che viene denominato software libero in tutto il mondo, quello che in inglese si chiama free software, eccetera, deve avere queste quattro caratteristiche. Qui vabbè, questa è una cosa che noterebbe subito un programmatore, che la 1 e la 3 hanno come prerequisito l'accesso al codice sorgente del software. Questo che cosa vuol dire? Un programma tipo Photoshop, come è fatto? C'è una persona che si è messa lì, ha scritto con un linguaggio di programmazione tutte le caratteristiche, poi lo lancia e funziona.
Per modificarlo, chiaramente, bisogna accedere al codice sorgente, cioè a tutte queste cose che ha scritto il programmatore, perché senza avere quelle non si può accedere. Perciò, appunto, alcune di queste caratteristiche, di queste libertà, devono avere come prerequisito il fatto che sia disponibile il codice sorgente, cioè proprio il codice che ha scritto il programmatore e con il quale poi fa funzionare il programma. Per i programmi che abbiamo parlato finora, secondo voi, viene distribuito il codice sorgente, cioè proprio come è stato scritto il programma, non so, di Windows? No. Ecco, non viene distribuito, ok? Perché è proprio scritto nella licenza, vi danno solo quello che si chiama la parte compilata, cioè quella che è eseguibile, non quella che mostra come è stato scritto tutto il programma, ok? Vedremo poi ora, farò anche questa introduzione brevissima, quali sono le licenze che garantiscono queste quattro caratteristiche, queste quattro libertà. Appunto, vi dicevo, in inglese viene tradotto come free software, il software libero, però voi conoscete un po' l'inglese, sì, lo fate a scuola, lo parlate. Free che cosa vuol dire? Avete detto due cose, riditemele. Ok, vuol dire sia gratis che libero. In realtà in certi linguaggi, come può essere per esempio l'italiano, lo spagnolo, forse anche il francese, è più chiara la distinzione tra questi due concetti, quello di gratuito e quello di libero. E allora, siccome a livello mondiale si usa sempre questa parola free software, si tende a distinguerlo che è libero come, qui si dice free as in freedom, as in beer, cioè vuol dire è libero non come ti do una birra gratis, un panino gratis, è libero nel senso che garantiamo delle libertà fondamentali, okay, che sono queste che abbiamo detto. Poi la maggior parte del software libero è anche gratuito, ma non è una caratteristica che rientra fra quelle che sono evidenziate dalle quattro regole. Spesso si tende, open source l'avete mai sentito dire come termine? Ok, spesso si tende a identificare, cioè soprattutto in Italia viene fatto un uso sbagliato di queste parole, si tende a identificare il concetto di software libero con quello di open source, cioè codice aperto, perché si pensa che se si distribuisce un programma e si dà il codice sorgente, a quel punto il software sia considerato software libero, ma non è assolutamente così. La differenza fondamentale è questa, è che l'open source, quando comprate un programma, è un po' come se comprando Photoshop vi dessero anche il codice sorgente, però non vi garantissero la possibilità di modificarlo, ridistribuirlo, controllarlo, eccetera eccetera. Quindi è una caratteristica in più, è vero che avete a disposizione, però non ci potete fare niente, non avete una licenza che vi garantisce di fare queste cose. Invece le licenze che riguardano il software libero sono licenze che vi garantiscono sempre queste libertà, ok? Perciò chi sviluppa software libero, chi distribuisce software libero dirà: non mi importa delle altre caratteristiche, se ho il codice sorgente, se il programma funziona bene, se viene usato da molti, a me interessa che quelle che sono le caratteristiche per me importanti siano garantite dalla licenza. Ok? Ecco, uno può dire: ma sì, ci ha parlato di software libero, ma quali sono poi in realtà nell'uso quotidiano i software con una licenza di software libero? Ecco, uno l'ha detto la vostra amica, come ti chiami? Sì, Giulia. Giulia per esempio usa Ubuntu. Ubuntu è una distribuzione di quello che si chiama il sistema operativo Linux, ok? Quello è distribuito con licenza libera, è usato da moltissime persone. Lo usa solo lei Linux? Nessun altro di voi? Ah, ok. Te come mai l'hai iniziato a usare? Perché è mio padre. Ah, ti ha costretto? Sì, mi ha fatto Windows, mi ha okay. Ha fatto bene, un attimo. Se usa il computer usa questo, grazie. Ha fatto benissimo. Altri software molto famosi sono per esempio programmi per navigare, Firefox. Firefox lo usate? L'avete mai usato? Sì. Ok, quindi normalmente si usano senza nemmeno saperlo spesso software libri. Oppure programma OpenOffice o LibreOffice. Questo lo utilizzi? Questo lo utilizzi? Ok. Solo io. Lo utilizza qualche altro? Vabbè, non sapevo che non hai mai le mail. Come? OpenOffice. Sì, OpenOffice c'è. Sì, però della Windows c'è comunque Office, quello. C'è Microsoft Office, sì. È lo stesso. No, questo può essere. Ora io non voglio fare la distinzione su quale è meglio e quale è peggio, solo sul tipo di licenza. Il fatto è che se te vuoi comprare, cioè se te vuoi utilizzare Microsoft Office, lo devi comprare. E costa parecchio. Avete? Come? Ha comprato. Sì, però voglio dire, non è che tutti si possono permettere di comprarli. Che pensa anche vero che a casa, ma metti uno studio professionale che c'hai 10 computer, devi comprare 10 licenze. Avete idea di quanto costa più o meno un pacchetto di base di 700 euro? Sì, dipende, 700 euro uno dei pacchetti dove c'è anche Access eccetera. Pacchetti dove non c'è Access un po' di meno, però è un costo notevole. Se potete a livello lavorativo fare un uso
simile a quello che fate con Microsoft Office, utilizzando OpenOffice, e risparmiate tantissimo. Pensate per esempio qui a Grosseto, la pubblica amministrazione, il comune per esempio da tanti anni sui propri computer utilizza solamente OpenOffice, e utilizzando OpenOffice e altri software liberi è stimato che ogni anno risparmia qualcosa come 100.000 euro, soldi dei cittadini, quindi è una cosa importante. Oltre all'etica che c'è dietro, l'utilizzo delle licenze, iniziano a essere numeri grossi, sono 100.000 euro che possono essere spesi per esempio per rifare una strada, per aiutare una persona in difficoltà. Poi esistono altri programmi invece che magari, ecco, sono meno conosciuti, però sono usati veramente a livello di tutto il mondo. Uno è Apache. Apache è un web server. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è uno di quei programmi che stanno su un computer che si chiama server, perché espone servizi per tutti quelli che lo contattano, che mette a disposizione quelle che poi voi vedete come pagine web. Ad esempio, se andate su Facebook e voi scrivete l'indirizzo www.facebook.com, quello che vedete voi, cioè la parte che appare sia quello che c'è scritto che la parte di grafica e tutte le applicazioni, sono installate su alcuni web server, si chiamano così, questi computer con questo software. E la maggior parte del mondo, lì c'è scritto circa il 65%, magari molto di più sicuramente, utilizzano questo software, che è un software rilasciato con licenza libera. Quindi la maggior parte delle volte che andate sul web e utilizzate qualunque tipo di sito di servizio, per più del 65% dei casi è ospitato da questo qui, che è un software libero, ormai è leader a livello mondiale. E il fatto che il codice sorgente possa essere utilizzato, modificato e ridistribuito ha fatto sì che si distribuissero tantissimo questi programmi, perché voi pensate, l'esempio si fa sempre questo: quando un software è chiuso, anche se l'azienda è molto grossa, anche se è Microsoft, pensate a Internet Explorer. L'avete mai usato Internet Explorer? No, fa schifo. L'ho usato per scaricarlo. Quello è il tipico software che è proprietario, è sviluppato da una grande azienda, ma non essendo il codice sorgente a disposizione di tutti i programmatori, e quindi nessuno lo può vedere o modificare, quando ci sono dei problemi, cioè quelli che si chiamano bug in informatica, è difficile che li risolvano. Prima di tutto è difficile individuarli, poi ci sono solo le persone dell'azienda che ci lavorano. Altri programmi tipo Firefox o tipo Apache, che sono a disposizione di tutta la comunità di programmatori del mondo, i problemi vengono individuati subito e vengono risolti a una notevole velocità. Invece magari ci può essere un problema su Windows o su Internet Explorer che dura 10 anni perché nessuno se ne accorge, o perché magari l'azienda produttrice non lo dice perché ancora non è riuscita a risolverlo. Tanto per dare un po' di numeri, questo è andato un po' vecchio, ma lo lasciamo perché è famosissimo. E quando nel 2008 venne messa a disposizione questa versione di Firefox, in un giorno vennero fatti 8 milioni di download, tanto per dire quanti sono i numeri. E pensate quante versioni sono uscite, se si sommassero tutti i download che sono stati fatti delle varie versioni solo di Firefox, sono numeri enormi, numeri sicuramente maggiori di quelli del software proprietario. Perciò l'azienda può dire: io ho venduto tot licenze di Internet Explorer, di Microsoft Office, e spesso è difficile confrontare i dati col software libero, perché scaricandoli e non vendendoli è più difficile fare questi confronti. Però basta vedere alcuni dati significativi, questo è un dato rimasto parecchio famoso. Ma comunque, ecco, continuamente usate software liberi. Per esempio, Java l'avete mai sentito nominare? Java è dentro per esempio tutti i vostri giochi, telefoni, computer. Questo è un software libero, era nato con una licenza che non era interamente compatibile con le licenze del software libero. Questo è un software libero, lo usate veramente tutti i giorni. Chrome lo usate, il programma per navigare, ecco, Chrome è un software libero. Fra l'altro Google non è che ha scritto Chrome, in realtà Google ha preso un progetto che era fatto dalla comunità del software libero, che si chiama Chromium, vedete anche il simbolo, infatti è praticamente lo stesso, e ha sviluppato sopra, aggiungendoci delle funzionalità, l'ha trasformato in Google Chrome, tanto per far vedere la potenza del software libero. Android, c'è qualcuno che ha un cellulare? No, ti avrai un iPhone, ha detto, c'hai me? Però c'è qualcuno che ha cellulare con Android, e con Android è Linux, anche Android Linux è un programma distribuito con software libero, per questo ha preso enormemente piede. Ma come è nato tutto? Tutto è nato un sacco di anni fa con un progetto che si chiama GNU, pronunciato sì, con la G2, perché è inglese. È un progetto, è un acronimo, cioè sono le iniziali di parole, GNU, e vuol dire GNU is not Unix. Questo signore, che si chiama Richard Stallman,
Lui è uno dei più famosi e importanti programmatori che ci sono al mondo. Lui è stato programmatore per tanti anni, ora non vi racconto la sua storia, ma nell'informatica è uno dei personaggi più famosi al mondo. E nel 1983, pensate quanto tempo fa, ha iniziato a occuparsi di queste problematiche. Perché? Perché si è reso conto che già allora alcune licenze sul diritto d'autore di alcuni software potevano creare dei grossi problemi a chi lo utilizzava, ma a tutta la comunità, non solo dei programmatori, ma agli utilizzatori del computer. Poi pensate, nell'83 non è che la diffusione del personal computer fosse come quella di oggi, però già si era reso conto che negli anni avrebbe potuto portare a delle conseguenze particolari o comunque a delle situazioni strane nell'utilizzo del software. E allora da lì iniziò a pensare a queste cose che vi sto raccontando ora stamani, quello che è il software libero, quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali di quello che lui ritiene dovrebbero avere ogni software che è sul mercato. Lui allora, per racchiudere tutti questi concetti di cui abbiamo parlato, queste libertà, perché poi una cosa è dirle a parole, deve avere la libertà di fare le modifiche, deve avere la libertà di distribuire il software in modo che sia utile per la comunità, eccetera, poi alla fine vanno racchiuse in una licenza. Ecco, lui l'ha scritta, ha scritto questa che si chiama la General Public License, dove ha riunito tutti questi concetti. Chiaramente negli anni 80 ha fatto la prima versione, poi le versioni si sono succedute una dietro l'altra, aggiornate sia secondo lo svolge il passare del tempo, sia secondo gli ordinamenti giuridici dei vari stati di tutto il mondo. E oggi siamo arrivati, mi pare, alla versione 3 della GPL. Racchiude tutte queste che sono le libertà di cui abbiamo parlato. Però ci siamo resi conto che non bastava una licenza sul software, per questo vi dico, in genere ci occupiamo di tutte quelle che sono le licenze che riguardano le opere di ingegno. Per esempio, di voi chi è che utilizza Wikipedia? L'avete usata? Sì, una propria. Ok, è fantastico, ok. Basta un copia e incolla e funziona tutto. Però poi il problema è che fate tutti il compito uguale, poi se fate il copia e incolla. Il problema è capire se si copia. Ok. Per esempio, vi siete mai chiesti, ma tutto quello che c'è su Wikipedia, che licenza ha? È riutilizzabile? Ha una licenza proprietaria? No. No, è una licenza proprietaria. Infatti fu fatta questa licenza, che si chiama la GNU Freedom International License, FDL, che serve proprio per la documentazione. Era nata come la documentazione del software, poi la licenza si è estesa a tutti i tipi di documentazione. È una delle tante licenze che esistono per la documentazione. E Wikipedia utilizza questa qui. Per questo quello che utilizzate su Wikipedia, che prendete da Wikipedia, lo potete riutilizzare, ok? Non per copiare, per fare compiti, però questo non lo potrete fare. Poi ci sono tantissimi altri tipi di licenze. Finiamo dicendo che uno dei software liberi più utilizzati è Linux, appunto Giulia che utilizzava Ubuntu, che è una delle distribuzioni di Linux. E da chi fu, giusto un pezzettino di storia che è una cosa carina, nel 91 uno studente che stava cercando di fare la sua tesi universitaria voleva realizzare alcuni programmi su un sistema operativo che non fosse proprietario, perché non potendo modificarlo non poteva fare questi programmi, non l'avrebbe potuto fare su un sistema tipo Unix, che a quel tempo aveva delle licenze, come oggi non lo potrebbe fare ad esempio su un sistema Linux. Esistevano altri sistemi che avevano questa possibilità, però lui non era soddisfatto di questa cosa, e allora si scrisse il suo sistema operativo, il suo kernel. Lui, appunto, chiamandosi Linus Torvald, erano famosi sistemi a quei tempi che si chiamavano Unix, Minix, che finivano con la X. E allora un suo amico gli dette questa idea, in realtà gli dette il nome del suo amico e poi lui l'ha utilizzato e disse: ma visto che ti chiami Linus e tutto quello che si utilizzava per i sistemi operativi finisce con la X, chiamiamolo Linux, e per questo è venuto fuori il nome Linux. E lui subito, visto che aveva avuto questi problemi a fare delle modifiche sui software e sui sistemi operativi che già esistevano a causa delle licenze, disse: va bene, io scrivo questo sistema operativo, il kernel, cioè il cuore del sistema operativo, e già che Richard Stallman ha scritto questa licenza GPL con la quale è permesso il riuso e la modifica del programma, allora l'applico al mio sistema operativo. E quindi da quel momento, cioè dalla prima volta che lui mise la licenza sul suo sistema operativo finito, gli dette la licenza GPL, e è quella che viene utilizzata tutt'oggi per tutti i sistemi operativi, come per esempio, ecco, il kernel che è nei telefonini Android,
deriva da questo kernel che è scritto. Cioè lui in realtà, Linus Torvald è ancora un ottimo programmatore, è a capo proprio del progetto dello sviluppo dei kernel di Linux, quindi è lui che controlla l'andamento dello sviluppo di questo sistema operativo. E anche quello che avete sui telefonini è quello che viene sviluppato da questo team con questa licenza. Aveva la GPL2, ora penso siano passati alla GPL3. Quello che vi dicevo è che voi siete abituati magari a vedere utilizzare Windows con un'interfaccia grafica o il macOS con un'interfaccia grafica, ma non è che il mondo dell'informatica è questo, sono scelte fatte da quel tipo di aziende. Cioè Microsoft ha detto vi do questa interfaccia grafica, Apple vi ha detto vi do quest'altra, ma non è che il mondo dell'informatica è questo. Infatti gli altri sistemi operativi come ad esempio Linux, ma non è l'unico, possono utilizzare tantissime interfacce grafiche senza nessun problema. Ci sono quelle con i super effetti grafici particolari per cui ci vuole una ottima scheda video, un ottimo processore, fino alle distribuzioni che hanno invece una grafica minore, hanno una minore richiesta di risorse e quindi possono essere utilizzati anche su sistemi operativi che sono meno potenti. Ma addirittura sui server che non hanno bisogno di un'interfaccia grafica non ce l'hanno, ok? Sarebbe un utilizzo, uno spreco di risorse. Se un server non ha bisogno di un'interfaccia grafica non c'è bisogno di mettercela e possiamo utilizzarlo senza nessun problema. La versione di Ubuntu che è l'ultima uscita è quella la 12.04, penso che sia la distribuzione di Linux più utilizzata, e anzi se andate sul sito Ubuntu.com ve la potete scaricare gratuitamente e la potete installare senza nessun problema. Ho fatto un riassunto di quelli che sono 30 anni del software libero e l'utilizzo di oggi delle licenze.